senti, posso definire il tuo partito un po' luce e ombra, un po' il tiro, l'occasione sull'1-0 che poteva dare il pareggio, quel rinvio Sbilenko che ha regalato involontariamente la palla del 2-0 e poi sono finito in rigore, un pochino ha riaperto la partita, anche se un po' col brivido quel rigore l'hai cacciato. Ma sì, sicuramente è stata una partita dove nel primo tempo 15-20 minuti abbiamo sbagliato tutto, un blackout inspiegabile, anche merito della Ternana, però sicuramente ci abbiamo messo del nostro e un errore importante mio dove, come ho detto prima, me ne assumo totalmente la responsabilità perché non posso permettermi di fare questi errori, e però 20 minuti dove ci siamo fatti proprio mettere sotto, sbagliavamo tutto e non possiamo permetterci di fare questi errori. Poi il secondo tempo credo che con i due cambi la partita sia cambiata, abbiamo avuto l'occasione anche di recuperarla, però poi diventa difficile quando regali 20-25 minuti alla squadra avversaria. Ed era una partita speciale per te, da, cioè inutile dirlo, insomma, da ex Perugia hai segnato, conto aperto al Liberale della Ternana, però ecco, non è bastato, diciamo. Ma conto aperto, per me ogni partita sono tutte difficili, tutte uguali, le affronto tutte nello stesso modo, sia che gioco contro la Ternana, con il Cagliari venerdì. Sono dispiaciuto per la sconfitta, merito della Ternana. Tanti dei meriti nostri, però il campionato è lungo e dobbiamo subito pensare a venerdì al Cagliari, che sarà un'altra partita difficilissima, dove dovremo cercare di vincerla sicuramente. Facciamo l'ultima per cortesia, se c'è, vedo se vuoi chiudere, siamo a posto. Grazie. Grazie a voi. Grazie Diego. Facciamo partire. Ciao.